Proclamo l'apertura dei Giochi Olimpici di Roma, celebranti la 17ª Olimpiade dell'era moderna. Signore e signori, buon pomeriggio. La città di Roma si appresta a celebrare i giochi della 17ª Olimpiade. È un privilegio che le tocca per la prima volta nella sua lunga storia. Ecco il cartello più atteso. Ecco gli applausi piovere caldi. Ecco Edoardo Mangiarotti abbassare il tricolore d'Italia di fronte alle autorità dello Stato e di fronte a tutto il mondo sportivo. Ecco la nostra squadra, 302 atleti. A nome di tutti i concorrenti, giuro che noi partecipiamo ai Giochi Olimpici come concorrenti leali, rispettosi dei regolamenti che li reggono e desiderosi di gareggiare con spirito cavalleresco per la gloria dello sport e l'onore dei nostri paesi. Applausi vivissimi salutano la ferma parola di Consolini, che come un simbolo del nostro sport e la sua divisa azzurra è ormai sulla curva di fondo e poi a metà della dirittura di fronte il pedoforo affronterà la scalata verso il tripode. La prima parte declivio e quindi 92 scalini che metteranno a dura prova il fiato forse già morto, non solo per stanchezza, di questo atleta per il quale la 17ª Olimpiade costituisce già un punto d'arrivo. Il compiersi di un sogno vagheggiato forse in una lontanissima notte della sua gioventù. Ecco la base del tripolo, ecco il pedoforo porgere il fuoco alla grande accogliente compa, ecco alla base i cinque cerchi, la cerimonia è compiuta, i giochi di Roma vivono, la fiamma splende verso il cielo terzo di Roma. Quella che tengo in mano è la fiaccola che ha acceso il tripode olimpico. Non avevo ancora fatto 19 anni, avevo una paura terribile di sbagliare, non so, mettere in piede male, fare cose stravaganti che l'avrei fatte davanti a mezzo mondo, insomma. Attaccano il rettilineo d'arrivo, resistono all'attacco dei tedeschi, Bianchetto, Peghetto, campioni olimpionici di velocità tandem. Partenza questa volta buona. È sempre Ari però che ha preso la testa, è Ari in prima posizione, in seconda posizione ci appare Sime ed ecco Ari che vince sulla linea, però abbiamo visto un ritorno spettacolare di Sime che si è lanciato letteralmente sul filo di lana e poi è caduto nell'impulso. Un'evazione gigantesca accoglie gli atleti. I primi tre classificati nella finale dei 100 metri. La Germania coglie così il primo successo in queste Olimpiadi di atletica leggera. Un successo che era per la verità un po' atteso perché Armin Ari aveva dato la sensazione di essere il più forte. Anche nella fase eliminatoria era riuscito infatti a segnare quel 10-2 che costituisce il nuovo record olimpico. Conduce sempre Sterkle, Gagliardoni attacca all'esterno, uscita dell'ultima curva, sono impegnati a fondo, passa Gagliardoni, primo Gagliardoni, secondo Sterkle, Gagliardoni è campione olimpico della velocità individuale. Si sta concentrando, è partito, eccolo sotto l'asticella, batte, l'ha battuta. Thomas, il grande favorito, è escluso dalla vittoria. Possiamo già dirvi fino da ora che Shavlakadze è la medaglia d'oro olimpica. Qui stadio olimpico, abbiamo la più grossa notizia del pomeriggio. L'americano Connolly, primatista mondiale del martello, è stato escluso dalla finale per un solo centimetro. Il combattimento è stato vinto da Benvenuti.
un'altra medaglia d'oro viene a premiare questa magnifica squadra di pugili azzurri. Un ostacolo, eccolo alla doppia gabbia, quella che ha sbagliato stamattina, ma stavolta l'ha superata il primo ostacolo e ha superato anche il secondo. Raimondo è veramente superbo. Il gigante Ollo Ether, bissando la sua medaglia d'oro di Bermond del disco, ha superato i 59 metri e il suo precedente limite dei giochi. La russa... Per la Grecia l'olimpionico è il personaggio più illustre e titolato dell'Olimpiade romana. Si tratta infatti del principe Costantino, erede al trono. Il principe si è aggiudicato... Ecco gli uomini che si giocano la medaglia d'oro. Lo svizzero è un po' provato, entra ancora in testa, addirittura sta attaccando in questo istante Moens in seconda posizione e Snell, mentre Kerr sembra battuto. Ecco l'attacco di Snell, primo Snell, secondo Moens, terzo Kerr, quarto Schmidt, quinto Vegli. 4,60 nel salto con l'asta. Questa la misura ottenuta dall'americano Don Bragg al primo tentativo. È il nuovo record delle Olimpiadi. Ecco Yolanda Balas che prende la rincorsa per il terzo tentativo 1,85. Battuta effettuata, perfetto! È passata la Balas a 1,85. Guarda, per stabilire esattamente le posizioni dovremo attendere la dirittura d'arrivo. Ecco che ora Davis ha forzato il ritmo, ma anche Howard è in ottima posizione a corsia. Scatta anche il tedesco, la lotta è tra due americani e un tedesco. Davis sta scattando, ha vinto Davis. In seconda posizione Cashman, terzo Howard e quarto il tedesco. Il pronostico è stato rispettato, primo Davis, secondo Cashman, terzo Howard e quarto Jans. Osservate lo stile della Fraser, è un troll perfetto, quello che potrete ammirare in questo momento. La Ponsalza si disunisce e sta subendo l'attacco di Natalie Stewart, rappresentante della Gran Bretagna. Ecco la Fraser ai 75 metri, insiste, vince dominando. Senza essere troppo impensierita, è ormai irraggiungibile, ecco la Fraser quasi al bordo della piscina, ha toccato, seconda Ponsalza, terza Natalie Stewart, quarta Hood. Ecco il tempo, Fraser 1-1-2. L'americano Clay è un giovane di 18 anni ed è alto 1,87 m. Clay is way ahead on points and he knows it. He's boxing with all the confidence in the world, realizing he is only moments away from the gold medal. A magnificent conclusion to the 1960 Rome Olympics. Ma l'Olimpiade di Roma rimane storica soprattutto grazie alle imprese di uno studente di chimica, Livio Berruti, di un'americanina del Tennessee con 21 fratelli che aveva saputo battere la poliomielite, Vilma Rudolph, e di un giovane etiope, soldato della Guardia Imperiale, Abebe Bikila. Il 3 settembre ci sono ancora due curve tra Livio Berruti e la Gloria. Alle 4 del pomeriggio si corre la semifinale. Quando ho sentito il tempo, tutti entusiasti, io mi sono veramente arrabbiato perché sapevo che dopo 2 ore avevo la corsa finale e temevo di essermi staccato troppo. 20:05, nuovo record olimpico e record mondiale eguagliato. Quasi un'ora prima della finale, gli altri atleti si presentano sulla pista di riscaldamento. Berruti invece non c'è. Non ho fatto assolutamente nulla, sono rimasto chiuso nei miei pensieri, nelle mie meditazioni. Ore 18, sulla linea di partenza si preparano i 3 favoriti per la medaglia d'oro. L'inglese Redford e gli americani Norton e Johnson. L'unico calmo sembra l'omino con gli occhiali da sole. Ora gli atleti sono nuovamente invitati a prendere posto sui blocchi di partenza. Ricordiamo che Berruti corre in quinta corsia. Partenza valida. Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa. Stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney. Berruti riesce a conservare il vantaggio. Berruti è medaglia d'oro, secondo Carney, terzo Jones. Berruti è medaglia d'oro, ha vinto. Berruti è la prima medaglia d'oro italiana nell'atletica leggera nella gara dei 200 metri. Ecco il torinese che viene complimentato dal francese Sey. Tutto il pubblico italiano naturalmente indirizza al torinese un caloroso applauso. Per la verità tutto il pubblico, anche gli stranieri, hanno
salutato la vittoria di Berruti con gioia, perché Berruti ha dimostrato di essere il più forte, nettamente il più forte. Sei contento di te stesso, perché in fondo la gara di un atleta non è tanto vincere gli avversari, andare bene contro gli avversari, ma andare bene secondo i tuoi dettami, secondo le tue regole, le tue aspirazioni. Se tu corri bene, anche se sei battuto, sei soddisfatto. Berruti strappa agli americani quell'oro che avevano conquistato senza sosta dal 1928. Berruti è oro nei 200 metri, battendo gli americani nel loro regno incontrastato, la velocità. La Rudolf vince i 100, i 200 e un altro oro con la 4%. I piedi scalzi di Abebe Bikila sulle pietre dell'Appia, nella prima maratona notturna della storia, scolpiscono il graffito dell'Olimpiade di Roma.